the world is over. When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder. Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra, la fondatrice del travel blog Viaggiando a Testa Alta. Potete trovare sul sito www.viaggiandotestalta.it, su Facebook, Instagram, Pinterest e qui sul canale YouTube con il nome del blog Viaggiando a Testa Alta e su Twitter con il mio nome e cognome Castagna Testa. Oggi sono in partenza per un grande viaggio, andrò in Florida e anche con una crociera ai Caraibi, quindi mi raccomando seguitemi nei prossimi video perché ne vedrete delle belle. Per andare a Malpensa ho trovato un ottimo servizio che si chiama Shuttle to Airport. È un servizio che parte da Cinisello Barton, stesso San Giovanni e Milano, ti viene a prendere direttamente sotto casa e ti porta a Malpensa tramite una navetta condivisa. È davvero comodissimo. Qui sotto poi nell'info box vi lascerò tutte le informazioni a riguardo e anche il sito web da cui prenotare. Quindi adesso andiamo. Bene ragazzi, sono stata finalmente arrivata a Malpensa. Mi raccomando, con la strada bisogna anche arrivare almeno un'ora prima del solito, perché io sono veramente al pelo, sto correndo per riuscire ad arrivare a prendere il volo. Con Shuttle to Airport andrà tutto benissimo, il driver è arrivato 10 minuti in anticipo del previsto, quindi siamo anche arrivati in aeroporto prima, però qui ci sono code interminabili, quindi mi raccomando arrivate prima in aeroporto. Io adesso volerò con Iberia, farò scalo a Madrid, dove però passerò anche la notte. Infatti ho preso un hotel all'interno dell'aeroporto, quindi il transfer è andato e ritorno, quindi dopo lo vedremo insieme. Adesso corro perché sennò perdo l'aereo. Sono appena arrivata a Madrid, adesso sono andata a ritirare il bagaglio a mano che purtroppo me l'hanno imbarcato, anche se tolta l'attrezzatura era completamente vuoto. Per ora l'esperienza con Iberia non è delle migliori, speriamo in domani. In teoria il volo dovrebbe essere in partenza con American Airlines, quindi dovrebbe essere meglio. Dopo adesso andremo anche in hotel pernotto e poi vi farò vedere la stanza. Ok ragazzi, dopo ben un'ora e mezza a aspettare all'aeroporto sono riuscita ad arrivare in hotel. Purtroppo mi spiace, questo video sarà pieno di fatti negativi, vi lascio qui sopra il nome dell'hotel che vi sconsiglio ovviamente di andare, perché c'era inclusa la navetta ma abbiamo chiamato 3, 4, 5 volte, non si vedeva proprio arrivare nessuno, alla fine abbiamo dovuto prendere il taxi ed è un vero peccato perché l'hotel è anche abbastanza carino. Adesso magari per correttezza vi faccio comunque vedere un rapido sguardo alla stanza, però sinceramente ve lo sconsiglio. Speriamo almeno che domani mattina sia in orario, perché non possiamo perdere il volo per andare a Madrid, speriamo in bene. Buongiorno ragazzi, finalmente sono a bordo del secondo aereo verso Miami. Speriamo bene, adesso abbiamo circa 9 ore di viaggio, quindi adesso vi farò vedere un po' l'aereo, i passi eccetera, noi ci vediamo a Miami. Dopo circa un'oretta e mezza di volo è arrivato il pranzo, qui c'è del pollo, il pane, l'insalata, una torta di mele, il cracker, il formaggino e l'acqua. Bene ragazzi, sono appena atterrata a Miami dopo circa 8 ore e mezza di volo. Il volo di ritorno è stato abbastanza gradevole, devo dire che ci sono stati voli peggiori, ne ho sentiti veramente di peggio, l'aereo era grande, anche l'atterraggio è stato perfetto. Ho già anche passato i controlli, adesso sto aspettando che arrivino le valigie. Poi dopo dovrò prendere un Uber che ci porterà a Port Lauderdale. A questo punto direi che ci vediamo direttamente lì, che vi farò vedere l'hotel. Eccomi ragazzi, finalmente dopo ben 24 ore di viaggio sono riuscita ad arrivare qui a Port Lauderdale. Alloggio al Lilton Beach Resort, che è direttamente sulla spiaggia. Adesso vi faccio vedere la bellissima stanza che ho. Ok, qui si entra. C'è qui la grandissima camera da letto, con qui l'area studio,
guardate che bella. E poi adesso qui proseguendo c'è tutta l'area del soggiorno, con il divano, il tavolino, la televisione, tra l'altro c'è anche un cucinotto. Adesso guardate che bellezza il balcone, guardate, direttamente vista oceano, davvero fantastico. Adesso vi faccio vedere il bagno, è una camera grandissima, è una junior suite che sono riuscita a prenotare qualche giorno prima della partenza a un buon prezzo. Qui c'è il bagno che ha la doccia e anche, guardate qui sotto, la vasca idromassaggio, davvero bellissimo. Ed eccoci qui ragazzi, alla fine per cena siamo andati in uno dei ristoranti qui direttamente dell'hotel, che era un sushi molto particolare, era davvero buono, abbiamo speso anche abbastanza poco, più o meno sui 18 dollari a persona, quindi ve lo consiglio. E direi anche di chiudere qui questo primo video di questo grande viaggio, mi raccomando non perdetevi i prossimi perché ci sarà Fort Lauderdale e poi la crociera. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella in modo da ricevere una notifica della pubblicazione di ogni nuovo video. Vi ricordo che pubblico ogni giovedì alle ore 12. Io vi lascio al prossimo video. When you feel the world is over, when you say you feel